bella l'idea dell'irrealizzabile, molto bella. Non si sente? Sente, ecco. E anche questo diciamo, mettere l'ispirazione a confronto di competenza, cioè alta, no? L'ispirazione in primo piano. Anche questo è quello che ho trattenuto insieme a molte altre cose, ma mi sembra una bellissima idea. E aggiungerei, ecco, e ti suggerisco, se questa parola rientra nel tuo repertorio di oggi, perché secondo me è una parola molto importante anche per il momento che viviamo ora, e cioè la parola inconosciuto, ignoto, inconosciuto più che l'ignoto, è una parola più epistemica per così dire, però perché dico che è così importante avere un rapporto non solo diciamo di questa potenza dentro l'atto, io sono completamente d'accordo con tutto quello che hai detto. Però l'inconosciuto rimanda come suo contraltare il termine sicurezza e secondo me questa mania della sicurezza è una delle grandi dei grandi disarmo diciamo, cognitivo che viviamo oggi. Quindi io, la domanda è se l'inconosciuto insieme all'irrealizzabile rientra nella tua idea, nel tuo pensiero. E invece per Monica, grazie. Diciamo anche con te ho trattenuto molte cose e come parola chiave ti chiederei, ne abbiamo parlato anche prima, ma il tema dell'immagine, quindi immagine, simulacro, spettacolo, schermo, rispetto a immaginazione, che è molto diversa, rivelazione, una parola che hai usato, ecco, di nuovo riporterei al momento che viviamo ora il carattere cruciale di queste parole, perché veramente è l'immagine uno dei grandi temi, così come la sicurezza. E ti chiedo se hai qualche suggerimento per poter, come ti dicevo prima, buttare lo schermo. Grazie. Molto veloce. Volevo sottolineare che nella nostra cultura c'è sicuramente una soprattutto nella nostra cultura accademica, una sopravvalutazione dell'idea di sapere e di conoscenza. Sembra che l'uomo è l'essere che deve conoscere, deve sapere. La filosofia non è una scienza. Questo deve essere chiaro. La filosofia è una forma di vita. Chi pensa che la filosofia sia una scienza non è un filosofo. Bravo. Sì, a proposito del problema abissale dell'immagine con cui dobbiamo fare i conti, soprattutto oggi, riflettendo sulle arti, proponendomi questa riflessione sulle arti, pensavo proprio di vedere come le arti sono state tradizionalmente per gli esseri umani il presidio sull'immagine, proprio perché sono la soglia tra il visibile e l'invisibile, no? Esempio che ho fatto il pittore di Vasco. Quindi, rinunciando, abolendo le arti e catturandole nella categoria generale di arte, pilotata politicamente, come abbiamo visto, eccetera, noi togliamo questo presidio sulle immagini e lasciamo il campo aperto alla tecnologia delle immagini, sulla cui riproduzione tecnica delle immagini, teorizzata da un grande critico, come tutti sappiamo, all'inizio del Novecento, non si è riflettuto abbastanza. La si è presa, a differenza del re
Talmud come cosa buona, perché si pensava che si potesse fare la rivoluzione con la riproduzione tecnica delle immagini. La cosa non è accaduta. E ci ritroviamo in una soffocati dalle immagini, la rivoluzione non c'è stata, e in balia delle immagini, ostaggio delle immagini, per non dire di peggio. Quindi direi che forse le arti, siamo a Firenze, forse non è un caso che questo discorso si possa fare a Firenze, dove le arti e la scienza coincidevano, lì non è un caso, no? Tutto poteva andare diversamente. Forse fosse capita Firenze, ma questa è la mia idea, non so. E comunque ecco, sì, quindi stare nelle arti credo che sia un modo di vivere in maniera filosofica. Qualche ragazza e ragazzo che vuole fare delle domande?